Eccoci qua con mi scappa la diretta, per usare un termine usato già da qualcuno. Bene, quando si tratta l'argomento informazione, purtroppo, è sempre difficile venirne a capo, in quanto l'informazione, bisogna capire chi la fa, come la fa, da quale struttura viene, quali contenuti vengono utilizzati, come vengono confezionati, a quale target si rivolgono, che obiettivi hanno e l'elenco sarebbe lunghissimo. Perché faccio questa introduzione? Perché spesso molta informazione usa la tecnica dell'overload. Cosa vuol dire? Saturare la capacità di analisi del pubblico, cioè infilargli una così tanta quantità di argomentazioni senza mai fare delle sintesi serie, delle sintesi sincretiche, quindi portare a delle conclusioni, ma un'accozzaglia di elementi emozionali di pancia che spesso hanno solo il fine di fare incazzare ancora di più il popolo per chi ancora ragiona o di renderlo ancora più depresso. E purtroppo molta informazione che si dice di controinformazione usa questa tecnica. Perché oggi abbiamo deciso di fare questa diretta? Perché probabilmente molti che lavorano sul web potrebbero cadere nella trappola di queste trasmissioni in cui si crede di fare controinformazione o informazione alternativa, invece non è altro che la triturazione di chi magari in maniera genuina o comunque in maniera, diciamo, semplicistica voglia fare veramente controinformazione. Cosa ne pensi di tutto questo, Elia? Cosa ne penso? Beh, è stato un po' l'argomento dominante di oggi. Mi era arrivata una mail dicendo, questo l'altro giorno, che Salvo Mandarà sarebbe stato ancora una volta presente alla gabbia di Paragone, che però c'era stato un qui pro quo, nel senso che Salvo Mandarà, con altri, credo anche Francesca Amodeo, e qualcun altro aveva preparato un servizio sul Bilderberg e pare che Paragone lo avesse così non gradito per una questione di qualità. La prima domanda che ti si pone è che a fronte di una notizia così importante, cosa vuol dire la qualità? Anche perché, questo per essere chiari, io con questa videocamerina qua, è una Samsung di quelle proprio da dilettanti, avevo filmato Garavaglia, faceva determinate dichiarazioni. Questo filmato, portato da Messora, era finito in un programma proprio di Paragone. Non mi pare che si fosse contestata la qualità. Quindi, voglio dire, di motivazioni per non mandare in onda qualcosa che magari non è confezionato secondo certi canoni e che all'occhio poco attento. Poi magari sostituire da un servizio che fa lo stesso programma, ma che all'occhio poco attento, magari l'occhio poco attento non si rende conto di qualche cosettina messa dentro in un certo modo, bisogna avere l'occhio molto attento. Vabbè, l'hanno sostituito con uno che hanno fatto loro, che era anche più bello. Ma il problema non è questo, il problema è far passare comunque il principio, il concetto che un qualcosa per essere mandato in onda deve avere qualità e non invece la priorità ce l'ha la notizia. Questa è la prima cosa. La seconda, io oggi mi sono permesso, anzi no, poi ho fatto un video ieri prima della gabbia e rivolgevo al Movimento 5 Stelle e a Fico la stessa domanda che poi ha rivolto Salvo Mandarà. Quindi quando mi si dice tu sei un antigrillino, non è assolutamente vero, non sono un antigrillino. Ma c'è di più, quello che mi stupisce di una persona intelligente come Salvo, che sta facendo un gran lavoro, complimenti perché sta facendo veramente un gran lavoro. E quando alla mia domanda, ma Paragone a che gioco gioca? Lui dice: non lo so, quello che posso dire è che questa volta mi ha concesso 210 secondi contro i 104 del primo intervento.
mi ha concesso, poi torno su questo concetto del mi ha concesso. Inoltre, Mandarà dice, scrive sempre in questa risposta, lui è convinto che certi temi vadano trattati a dosi crescenti. Ma con queste dosi omeopatiche noi arriveremo all'Italia distrutta e poi riusciremo forse a parlare di certe cose. Anche il concetto di priorità, di urgenza, di importanza, forse paragone, lo interpreta in maniera diversa. Perché 210 secondi a fronte di una trasmissione che dura ore, con una serie di vaccate inguardabili che vanno in onda, con personaggi che appartengono ormai alla preistoria della politica, che vanno là a fare non so che cosa, questo grida veramente vendetta. Ma sul mi ha concesso che io vorrei fermarmi. Io faccio una proposta, la faccio non solamente a Mandarà, ma la faccio a tutti gli altri. Disertiamo questi programmi perché noi gli forniamo l'alibi, che comunque loro fanno disinformazione, poi ci mettono là in appunto 210 secondi, quando è già una grande concessione, in un mare di altre informazioni, appunto l'overload, come dici tu, informativo, queste cose non passano assolutamente. Quindi cominciamo noi a dire partecipiamo a questi programmi, a queste condizioni. Cioè, non mi bastano 210 secondi, ma dacci un po' di dignità, perché 210 secondi a fronte di un programma che dura ore non è nemmeno dignitoso. E si passa, sentendo le altre vaccate, come i soliti complottisti che dicono delle cose assurde, vedono complotti dappertutto, fanno discorsi, come dire, appunto di complotti dappertutto, eccetera, eccetera. Ed è arrivato il momento veramente di... Io lo propongo, disertiamo, dettiamo le nostre condizioni, evitiamo che facciano audience con le facce e con gli argomenti che veramente stanno a cuore e sono quelli che servono, sono quelli che vanno diffusi, sono quelli che vanno divulgati, non le vaccate di Formigoni e di altri, ospiti fissi là. Capisci? Siamo veramente all'assurdo, siamo veramente all'assurdo. Quindi non prestiamoci a queste operazioni. E siamo in grado di farlo, perché voglio vedere se nessuno si presta, che cosa fanno. Sì, ci sarebbe da fare almeno un'oretta di lezione, passatemi il termine, tra virgolette, su come è montato quel programma, sulle luci, sulla scelta del pubblico, sul fatto che Barnard abbia uno spazio tutto suo senza controaltare. In scena aperta e messa a quel punto lì della trasmissione, cioè intorno ai due terzi. Ci sarebbe da fare una discussione su come lui accosti un argomento a un altro volutamente, senza linea di connessione. Ci sarebbe da dire che lui usa, mi spiace per Salvo, anch'io lo stimo tantissimo. E anzi, tra l'altro, io mi tolgo anch'io un sassolino dalla scarpa. Gli ho chiesto una intervista perché mi sarebbe piaciuto avere lui come ospite, non come intervistatore, ma come intervistato, e quindi chiedere che opinione si fosse fatta del pubblico, dei suoi intervistati, dei suoi ospiti, dello scenario psicologico del Movimento 5 Stelle, perché molte volte è bello sapere anche l'opinione dell'intervistato. Bene, mi ha risposto con una risposta diplomatica che non ho capito. Ha detto: per il momento sono impegnato alla nascita del canale e non ti posso dare retta, mandami un SMS magari la settimana prossima. Ma scusa, una apparizione sul canale della Libertà non avrebbe comunque portato a te traino? Ora spiego anche la parola traino. È chiaro che avrebbe portato traino anche ad Accademia della Libertà, ma avrebbe portato traino anche alla tua. Ora, Paragone, quando ti mette sulla sua trasmissione e tu, Salvo, mandi alla tua mail list
che sarai lì, lui obbliga e inchioda i tuoi amici, i tuoi telespettatori che magari non sono i suoi, e magari lui alza di mezzo punto, perché la pubblicità viene pagata sui punti di audience, quindi sulle persone nel totale che ascoltano la trasmissione, e magari tu gli hai fatto un favore a lui. Sì, lui ha fatto un favore a te, che ti ha dato 210 secondi, ma tu gli hai portato mezzo punto di Auditel che a lui gli ha procurato. Adesso io non so lui che tipo di contratto abbia con la 7, ma mettiamo caso che abbia un budget fisso per un determinato zoccolo di ascoltatori, cosa che si fa spesso nei contratti televisivi, e superato quello zoccolo abbia delle provvigioni ogni mezzo punto in più, sei stato semplicemente che usato. È chiaro che se uno non conosce le dinamiche televisive, le dinamiche dell'ascolto, le dinamiche di montaggio di un programma, ma tu credo che ormai, Salvo, cominci, credo, spero, a essere un esperto di comunicazione, credo che capisci, che capirai che queste dinamiche spesso sono un mutuo utilizzo l'uno dell'altro. In questo momento è chiaro che ti darà visibilità a te, ma rischiamo di danneggiare la causa dell'idea che stiamo portando avanti. Non so se mi sono spiegato, Elia, su questo punto. Sì, ti sei spiegato. Io vorrei evitare, Giuseppe, dati gli argomenti importanti veramente di cui parliamo. Qua parliamo di una nazione, parliamo dei problemi, di quello che accadrà. Quest'ultima riunione del Bilderberg pare abbiano affrontato dei problemi molto, molto, molto grossi riguardanti anche l'Italia, a parte l'Ucraina, eccetera, eccetera. E anche l'informazione su internet, per cui aspettiamoci delle novità. Ma io vorrei evitare proprio di entrare nel campo del market e dei marchettari. Marchettari non lo dico per caso. Quindi audience, mica audience, il rinnovo del contratto, il prestigio personale, eccetera, eccetera. Qua stiamo parlando di problemi molto più importanti che riguardano un'intera nazione, cioè milioni di persone che, oltre a ciò che stanno subendo, non hanno la più minima pallida idea di ciò che si sta preparando. Ripeto, Salvo è una persona che stimo. Lo stimo perché fa tantissime dirette, mette insieme dei personaggi anche difficili da mettere insieme, quindi coordinare anche le dirette, gli orari, i personaggi, eccetera, eccetera. Niente da dire. Oltretutto, la bella notizia che mi hanno detto è che pare che Salvo si voglia occupare a tempo pieno di informazioni, quindi una notizia veramente interessante. Volevo tornare un attimo però a Paragone, perché Paragone non solamente sostiene che che gli argomenti vanno trattati a dosi crescenti, che concede alla controinformazione di essere presente, no? Essere presente in 210 secondi, come già dicevo, ma oltretutto ha detto in una chiacchierata fatta in macchina con Salvo che tra i personaggi della controinformazione non c'è gente che sa comunicare. Quindi anche voler chiamare, chi chiami? Tamburo non sa comunicare, quell'altro non sa comunicare, eccetera, eccetera. Quindi non solo non dà spazio, lui ha deciso che queste cose vanno date a dosi crescenti, ma addirittura si è permesso anche di dire che insomma nella controinformazione c'è gente incapace di comunicare. Questo veramente mi pare troppo. Dovrebbe dire chi ha visto, chi non ha visto, che tipo di analisi ha fatto, quali persone ha preso in considerazione, eccetera, eccetera. Vuoi che un Pucciarelli, per esempio, non saprebbe parlare? Alla gabbia? Proprio per fare un nome, il primo che mi viene in mente, ma ce ne sono altri. Tu hai intervistato Daniele Pace, Daniele è molto pacato, però Daniele, sono convinto che bucherebbe in qualche modo, dagli 5 minuti e riesce a far capire tutta una serie di cose. E ce ne sono altri, dico proprio i primi che mi vengono in mente. Quindi Paragone sta giocando a un gioco molto particolare. Inoltre stasera ho lasciato un commento, sempre a Salvo, dicendo: Salvo, vorrei intervistare io Paragone, visto che lo spazio all'interno non c'è, che quel programma deve essere confezionato secondo certi crismi che a noi non è dato sapere, ma che possiamo presumere, allora io intervisto Paragone. Così possiamo fare una bella chiacchierata. Non si occupa spazio in questo programma che deve essere necessariamente confezionato in un certo modo, che non può dare spazio più di 210 Guarda, secondi a gente come Salvo,
che mantiene la sua, i suoi principi, il suo, la sua, come dire, la confezione del suo programma con dosi crescenti per certi temi, non rischia con qualche personaggio che gli annoia gli spettatori, quel personaggio della controinformazione che gli annoia gli spettatori, quindi il paragone non rischia niente. Io sono pronto a fare un'intervista, vado a Milano, ci mettiamo d'accordo, però insomma alcune cose è il caso che ce le diciamo. E soprattutto rinnovo il mio invito a disertare questi programmi. Noi abbiamo un certo potere contrattuale ormai, abbiamo un peso, ma se non siamo bravi a spenderlo e accettiamo queste concessioni, tra virgolette, non arriveremo mai da nessuna parte, perché ci sembra una grazia quando qualcuno invita. Non è una grazia, non lo fanno perché per generosità, lo fanno perché gli si porta spettatori, perché poi possono dire sia lui che la rete, che comunque hanno informato di certe cose, quindi salvarsi da una parte la faccia e dall'altra anche il portafoglio. E noi ci prestiamo a questi giochi sporchi. Questa è la triste realtà. E non posso che non essere completamente d'accordo, ma io continuo ancora a dare degli elementi tecnici sulla trasmissione, cioè ti ha dato 210 secondi su 2 ore e mezzo, credo, non mi ricordo quanto. Allora prova a cronometrare lo spazio che viene dato alle ideologie correnti imperanti, cioè PD, PDL, prima e dopo, in quello spazio a 4. Allora è chiaro che se io nell'insieme dell'intera trasmissione e questo io, anche se non ho visto il contratto e non si potrà mai vedere il contratto, però in base al minutaggio che viene concesso sistematicamente in tutte le trasmissioni a PD o Forza Italia o altre forze politiche, da lì si capisce che Paragone ha dei limiti di libertà, dei margini di libertà della serie. Da qui a qui puoi invitare chi ti pare. Ti permettiamo, affinché la gente capisca, affinché la gente creda che tu sei una trasmissione libera, ti concediamo un tot di minutaggio per le voci alternative, e comunque queste devono essere verificate, però sappi che il 40, il 50% del minutaggio dovrà sempre comunque essere concesso alle forze di regime. Ora, voglio dire, non ci vuole un esperto di comunicazione, basta mettersi in cronometro alla mano un foglietto, analizzare 3-4 trasmissioni. Fatevi minuti di quanto viene concesso al PD, quanto viene concesso allo Sfogo Popolare, quanto viene concesso a Forza Italia e quanto viene concesso e in che maniera viene concesso lo spazio, che so, alle dirette esterne, allo Sfogo del Popolo, e cominciate a ragionare su questi dati e vi renderete conto che queste trasmissioni spesso fanno più danno che bene, come hai detto tu giustamente Elia prima, a quel presunto spazio che viene, tra virgolette, concesso alla notizia complottista o la notizia diversa. Io me la sono tenuta fino ad oggi, credo che te la sei tenuta anche tu fino ad oggi, però bisognava in qualche maniera dirla. Quindi spesso una finestra di questo tipo all'interno di un tritura verità come quello lì è più dannosa che non utile. Quindi rifaccio di nuovo la proposta. Disertiamo assolutamente questi programmi, a meno che non siamo noi a dettare le condizioni. Le condizioni non dovrebbero essere condizioni durissime, ma rispettare almeno un po' di dignità e non trattare queste persone come se fossero animali di estinzione o animali rari, e li metti là in una vetrina e dite: guardate, esistono anche questi individui, sentite un po' di cosa parlano. L'importanza dell'argomento è data dal tempo che tu gli dai, dove collochi l'ospite, come lo fai inquadrare, se lo interrompi o non lo interrompi, cosa è venuto prima e cosa viene dopo, le sappiamo perfettamente queste cose, Giuseppe. Quindi io invito veramente tutti a disertarli,
lasciate stare, per la nostra causa è molto più importante avere dignità o non partecipare. Non accettiamo queste condizioni capestro che ci rendono veramente bestie rare da mettere in una gabbia del circo. Là si chiama la gabbia, non a caso. Quindi mettono in una gabbia del circo. Inoltre, vorrei rivolgere un invito a Salvo Mandarà. Salvo Mandarà tratta tantissimi argomenti. Purtroppo si è occupato anche di argomenti magari un po' così particolari, a cui ha dato forse troppo spazio, ma non sta a me, la linea editoriale chiaramente è sua. Mi auguro un giorno di poterci parlare con Salvo e spiegare un po' il mio punto di vista. Ma io inviterei Salvo anche a sdoganare determinati argomenti, dai quali il Movimento 5 Stelle si tiene un po' lontano. Io non sono un nemico del Movimento 5 Stelle, anzi credo che il Movimento 5 Stelle dovrebbe ringraziare chi criticamente, ma anche con fatti, sta a fare, a suggerire qualcosa, perché questa è la sostanza. Stiamo a suggerire qualcosa. Se non fossi convinto che il Movimento 5 Stelle potrebbe essere veramente un movimento valido per contrastare tenacemente e con determinazione questo sistema disumano, non starei nemmeno a spendere il mio tempo facendo i video. Ma torniamo a Salvo. Vorrei che Salvo, ed è una proposta, anzi una richiesta diretta che faccio, Salvo, non possiamo capire il presente se non, di questa nostra nazione, se non capiamo il passato. Non si tratta di ideologie, si tratta di correttezza dell'informazione, si tratta della nostra storia. Perché il Movimento 5 Stelle e chi fa informazioni di un certo tipo non vuole sentir parlare del nostro passato in termini di verità? O almeno far sentire altre voci. Anche qua abbiamo, dico come Accademia della Libertà, fior di studiosi. Non dico Vitale, perché Vitale senza freno a mano, magari poi Salvo lo invita una volta e non lo invita più. Ma per esempio Ubaldo è uno storico di prim'ordine, persona garbata, Pucciarelli, anche lui ha scritto diversi libri, è uno studioso. Quindi, caro Salvo, perché Pantano. Il professor Pantano, perché non prendere in considerazione... Ma io aggiungerei Di Sabatino, Cianciarelli, troppo ce n'è. Finisco, visto che anche Salvo poi ha intervistato una serie di personaggi che sono stati, tra virgolette, quasi scoperti da Accademia, che sono passati di qua. Mi ricordo Ioppolo, mi ricordo altri, anche Di Sabatino. Io ho fatto un convegno con Di Sabatino, ho filmato anche il suo intervento, oltre al mio, è andato anche molto bene su internet, poi Salvo l'ha chiamato, ci fa piacere. Quindi vuol dire che noi abbiamo un po' l'intuito nell'andare a pescare determinati personaggi molto validi che non hanno credibilità. E poi questi vengono naturalmente chiamati da altri canali e, come dice Alessandro Vivetto, si dimenticano sempre della paternità, tra virgolette, ma questo non ce ne frega niente. Noi non siamo qua per motivazioni personali né per stare su un piedistallo, noi siamo qua per informare. Salvo dovrebbe saperlo, che ci si rimette pure. Quindi, però, Salvo, perché non sdoganiamo un certo argomento riguardante la nostra storia? La storia di questo paese, di questa nostra nazione, è una storia straordinaria, assolutamente straordinaria. Cominciarono a distruggerla, tanto per rimanere un po' nei secoli immediatamente vicini a noi, cominciarono nell'Ottocento, Prima Guerra Mondiale, successe quello che successe, ci fecero voltare le spalle all'Austria, ma lasciamo stare perché fu una pagina penosa di questo paese. Poi ci fu il periodo del ventennio e accade di tutto. Poi il periodo dell'invasione americana, eccetera. A noi invece ci fanno vedere le cose in tutt'altro modo. Quindi Salvo, perché non inviti Ubaldo, Pucciarelli, Pantano? Sarebbe veramente una grandissima cosa per fare un po' di verità su questa nostra Italia. Bene, credo che ci eravamo ripromessi di essere brevi questa sera, quindi stiamo quasi in conclusione. E ribadisco solo un concetto su quella chiacchierata che si fecero sulla macchina Salvo con Paragone, in cui disse: no, però non possiamo mettere in TV personaggi che non sono televisivi, che la gente non li conosce. È chiaro che se tu non li fai vedere, mai diventeranno personaggi televisivi, ma in quel caso è il canale
o il direttore di rete o il direttore della tua trasmissione che deve investire su quel personaggio. Quando è che ci investe su quel personaggio? Quando ci crede sulle idee di quel personaggio. Cosa diversa è quando tu quel personaggio ti serve solo per riempire il trituracarne della informazione. Detto questo, voglio, in virtù anche di quello che hai detto tu, Elia, prima, citare una frase di questo libro che dovrebbe essere messo come testo obbligatorio in tutte le scuole, La fabbrica della manipolazione di Enrica Perrucchetti, in cui, giuro che non ci eravamo preparati prima, ma casca a pennello su quello che dici, in cui la Perrucchetti cita una frase di Damagli e dice la seguente cosa in merito al bombardamento di notizie che ci arrivano della Unione Europea. Quanto è stato flagellato Mussolini perché nelle scuole di Stato si formavano i giovani fascisti? Ma in che cosa sono diverse le nostre scuole, dove si distribuiscono gratuitamente libri preparati negli uffici dell'Unione Europea e pubblicati con i nostri soldi su cittadinanza e costituzione educazione alla cittadinanza europea? Ripeto, posso dire una cosa ancora, Giuseppe? Come no? Io e credo anche tu, noi non siamo assolutamente nemici del Movimento 5 Stelle, assolutamente. Io lo ritengo un movimento potenzialmente capace di contrastare. È chiaro però che mi piacerebbe che si cambiasse marcia, in buona parte anche direzione e priorità, perché è proprio sulle priorità che io non capisco. Non capisco che marcia hanno, sembra che alcune volte qualcuno c'è un'accelerata, poi invece c'è un freno a mano incredibile. E poi a chi commenta l'ultimo mio video dicendo: ma insomma, qualcuno sul Bilderberg sta cosa l'ha detta, eccetera, eccetera, io sto dicendo in maniera chiara che approvano delle leggi che vanno nella direzione dei piani di quel potere che loro a parole dicono di contrastare. Abbiamo fatto anche un piccolissimo elenco, perché l'elenco sarebbe più lungo. Quindi, ripeto, io non sono un nemico del Movimento 5 Stelle, anche perché lo vedo come una grande opportunità, perché alla base c'è gente in gamba, ne conosco tanti, tante persone in gamba, e tantissimi mi dicono: non ci capiamo niente, non capiamo dove si va, non capiamo, e neanche loro capiscono le priorità. Capisci? Quindi non è una domanda che mi pongo io da osservatore esterno, ma è una domanda che si stanno ponendo tanti anche all'interno. Quindi non sono un nemico, io faccio proposte al Movimento 5 Stelle. Non mi limito a dire non va bene con opinioni senza portare fatti. Io faccio proposte, se poi non sono gradite le risposte ed è un movimento chiuso, blindato, allora lo si dica chiaramente. Io ne prendo coscienza ed evito di fare altre proposte al Movimento 5 Stelle. No, allora ribadisco anch'io la mia personale opinione, perché anche a me è stato detto: no, ma perché ve la pigliate solo con Grillo e non con gli altri? Ma con gli altri cosa gli dobbiamo dire se sono chiaramente complici e venduti al sistema bancario? Quindi che cosa gli dobbiamo dire se non solo andatevene via, dimettetevi e abbiate un po' di dignità? Cosa diversa è criticare il Movimento 5 Stelle che loro si propongono come alternativa, come novità, come pulizia, come trasparenza, come democrazia diretta, come il nuovo che avanza, come la gestione del momento di transizione. Quindi non possono che essere attenzionati dalle critiche, a volte severe, a volte dure, lo ammettiamo, ma quasi sempre comunque serie, nel senso che arrivano da una cognizione di causa, arrivano da elementi reali. Quando noi diciamo che non è possibile che ancora i grillini
insistano sul concetto dell'evasione fiscale, che tocca combattere l'evasione fiscale, significa che non hanno capito nulla del sistema monetario, significa che non hanno capito nulla del sistema debito, significa che non hanno capito nulla della sovranità monetaria. Continuare a dire in giro no, perché dobbiamo assolutamente recuperare l'evasione fiscale di questa gente che non paga le tasse, quando 50 miliardi vanno via per il fiscal compact, 125 miliardi vanno via per il MES, 100 miliardi l'anno vanno via per gli interessi su un denaro creato dal nulla dalla BCE, e tu invece ti fai un bel sorriso a 35 denti perché la finanza è andata a prendere uno scontrino che non è stato fatto per un caffè di 70 centesimi. Significa che ancora non hai capito nulla e che devi crescere. Quindi non è una cattiveria, ma è uno spronarvi a cercare di capire come funziona il sistema monetario e a non fare battaglie che poi alla fine diventano le stesse battaglie che fa il PD. Allora qual è la differenza? Anche loro parlano di combattere l'evasione fiscale. Significa che probabilmente bisogna ancora molto lavorare su quello che è il nuovo modello di vita, il nuovo modello dell'umanità, su quello che è il nuovo progetto dell'Italia. Altrimenti, se parlate di nuovo progetto, parlate di decrescita, parlate di una nuova visione della vita, parlate del chilometro zero, tutto quello che volete, e poi continuate a parlare di combattere l'evasione fiscale, allora c'è qualcosa che non torna in tutto il vostro discorso. Quindi la nostra critica è: mettete ordine all'interno delle vostre idee e il tempo vi darà ragione. Al momento molte scelte politiche che avete fatto purtroppo ci inducono a pensare che siete la falsa copia di un mondialismo un po' più light, ma che tutto sommato vuole sistemare qualche cosina qua e là. Non può funzionare questo modo di procedere. Ci vuole un qualche cosa di più concreto. Ovviamente quest'ultima tua valutazione riguarda i vertici e anche dei parlamentari. La base è abbastanza, grossa parte della base è abbastanza all'oscuro, e altri invece si stanno ponendo tutta una serie di quesiti. Giuseppe, se sei d'accordo, vorrei riassumere. Prima proposta: disertiamo questi programmi. Dettiamo noi delle condizioni, facciamoci valere. Abbiamo un certo potere contrattuale ormai, facciamoci valere. Questa è la prima. La seconda, io ho lasciato il commento a Salvo e gli ho chiesto anche se mi aiuta a creare un contatto con Paragone, perché vorrei intervistare Paragone. Quindi non gli rubo spazio nel suo programma, la scaletta la può mantenere, come dire, la direzione la strada che segue quel programma può essere mantenuta, ma io vorrei intervistarlo, fare un po' di domandine così. E che non mi chieda prima l'elenco, che non mi chieda prima l'elenco delle domande, perché se no siamo veramente ad accettare tutte. Tu mandi prima le domande. No, io le domande te le faccio man mano, quelle che mi vengono. È una chiacchierata libera, le domande che mi vengono, alcune nascono in quel momento là. Non è che me le invento prima, qualcuno la prepari prima, due o tre solitamente, ma tutto il resto delle domande poi viene da quello che l'interlocutore dice, e devi pure aprire qualche scatola chiusa che ti mette là, qualche formuletta generica che non dice niente, devi anche chiedere nello specifico che cosa si intende. Questa è la seconda. Terzo, a Salvo, invita qualcuno che sdogani anche sul tuo canale un certo argomento che riguarda la nostra storia. Quattro, e così finisco. Io non sono contro il Movimento 5 Stelle, sono contro i proclami di un tipo e il votare in un altro. Sono per cambiare marcia e, sotto certi aspetti, per dare una direzione diversa e delle priorità diverse. Ho riassunto, Giuseppe, il mio proclama l'ho fatto, posso anche zittirmi? No, no, io tra l'altro non voglio aggiungere nient'altro perché deve rimanere in mente questo tuo elenco finale, quindi dico solo che sottoscrivo questo tuo riassunto finale. Non mi resta che salutare gli spettatori e ringraziare
la tua disponibilità, anche perché l'abbiamo decisa insieme questa diretta, sperando che qualcuno, insomma, ci capisca almeno questa volta e non faccia il solito commentino, ma non avete capito niente di Grillo. Quindi buonasera a tutti. Buona serata, buona serata.